Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale, telegiornale che apriamo con la cronaca. Si svolgeranno sabato 27 febbraio alle ore 15:30 nella Basilica Cattedrale San Michele Arcangelo di Sant'Angelo in Vado i funerali delle due sorelline nigeriane di 5 e 13 anni decedute venerdì scorso in un tragico incidente stradale a Fermignano. Il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gian Alberto Luzzi, dichiara il lutto cittadino a partire dalle ore 14 di sabato 27 con chiusura totale di tutte le attività ed esercizi pubblici. E adesso invece torniamo a parlare dell'incendio divampato lunedì scorso alla Vibe di Rosciano, perché ieri il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale vieta l'accesso nella parte dello stabile che è stato interessato dall'incendio. Sentiamo i dettagli in questa intervista che abbiamo realizzato con il dirigente comunale Pietro Celani. I motivi sono principalmente due. Il primo è evitare crolli nell'area e quindi consentire condizioni di sicurezza agli operai e a chiunque possa avere accesso. L'altro motivo è legato alla verifica dell'amianto, perché ci sono diciamo così, delle coperture che potrebbero avere amianto e quindi abbiamo ordinato una verifica tecnica. In quanto tempo l'azienda dovrà preoccuparsi di concludere tutte queste verifiche? Massimo 15 giorni. E dopodiché che cosa succederà? Non potranno comunque continuare già ad accedere, bensì ci saranno ulteriori verifiche o perlomeno un ripristino della parte incendiata? Beh sì, diciamo che per quanto riguarda la parte che è soggetta a una verifica edilizia non ci dovrebbero essere particolari problemi. Per la parte invece relativa al controllo amianto, se darà esito negativo non ci saranno ostacoli. Se invece ci sarà un esito positivo, bisognerà vedere che tipo di problematica emerge e poi mettere in condizioni di sicurezza l'azienda. Bene Comune invece è intervenuto nuovamente sulle perdite occulte dell'acqua potabile, in particolare alla pensionata che aveva ricevuto due bollette da circa 5.000 euro AZ Spa minaccia di sospendere la fornitura del servizio se non paga circa 2.000 euro entro 30 giorni. Sentiamo. L'accesso minimo all'acqua potabile è un diritto fondamentale dell'uomo, lo ribadisce Bene Comune, che torna sulla vicenda delle maxi bollette di AZ Spa ad un'anziana signora di 92 anni che si è ritrovata a dover pagare 5.600 euro, non di consumi ma di perdite occulte. L'azienda pubblica poi, non ricevendo l'importo, ha inviato alla pensionata una raccomandata intimandola a pagare una delle due bollette di un importo che supera i 2.000 euro, minacciando il distacco immediato dell'acqua. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questo sollecito, arrivato all'anziana il 10 febbraio scorso. Bene Comune continua ad intervenire sulla vicenda perché la 92enne è la suocera di Paolo Tamburini, un consigliere del movimento politico che la nostra redazione ha intervistato sull'episodio qualche settimana fa. Bene Comune inoltre fa notare che per gli utenti fanesi valga una diversa disciplina rispetto a quelli della provincia e che l'amministrazione comunale di fatto abbia delle responsabilità sulla disciplina del servizio idrico. Le norme principali che riguardano le tariffe, i distacchi e le perdite occulte sono materie di competenza della politica, del livello politico, quindi dell'amministrazione comunale. Non può essere delegato all'ente gestore il compito di dettare le norme fondamentali del servizio. Ora, per quanto riguarda i distacchi, ci sembra profondamente ingiusto che cittadini, magari perché si trovano disoccupati e senza reddito, oppure perché subiscono perdite occulte di importi rilevanti, debbano essere minacciati del distacco del servizio idrico. L'acqua è un bene comune, è un diritto, l'accesso minimo all'acqua potabile è un diritto fondamentale dell'uomo sancito dalle Nazioni Unite. Il comune deve, le amministrazioni comunali devono garantire il diritto, non possono condizionarlo al pagamento di un corrispettivo in denaro. C'è anche una differenza rispetto ad altri comuni, quali? Esatto, purtroppo i cittadini fanesi sono sottoposti a una disciplina delle perdite occulte che è molto pregiudizievole per loro rispetto ai cittadini degli altri comuni vicini. Infatti fino alla perdita occulta di 3.600 metri cubi, mentre i cittadini fanesi possono essere chiamati a esborsi notevoli, come nel caso di cui stiamo parlando, 5.600 euro per una anziana pensionata, nella stessa ipotesi un cittadino pesarese non sarebbe chiamato a corrispondere alcunché. E adesso invece vi facciamo vedere delle immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore.
Questi scatti ritraggono la sua automobile rigata da ignoti. Ha parcheggiato fuori dal Brico Center a Bellocchi di Fano, ci ha spiegato, e al ritorno ha trovato questi graffi sulla sua vettura. Ha provato invano a rimuoverli con un prodotto per auto e un carrozziere gli ha preventivato una spesa di ben 300 euro dovendo riparare il danno dallo spigolo anteriore. Sempre secondo il nostro telespettatore, potrebbero essere stati alcuni extracomunitari che nel parcheggio di fronte al negozio chiedono soldi agli automobilisti. Io non li ho dati, ha sottolineato il segnalatore, e al ritorno ho trovato la macchina rigata da cima a fondo, ovviamente nella parte destra, così che ci si accorge del danno solo in un secondo momento. Ieri sera è entrato in funzione l'impianto di illuminazione dell'attraversamento pedonale in Viale Gramsci di fronte all'ex caserma Paolini. Lo annuncia l'assessore alla viabilità Cristian Fanesi. Il passaggio pedonale infatti finora non era abbastanza illuminato e per questa ragione erano giunte sia la nostra redazione che l'amministrazione comunale diverse segnalazioni da parte dei cittadini sullo stato di pericolosità dell'attraversamento stesso. La nuova illuminazione è stata realizzata da Aset Spa e a Fano verranno programmati una serie di interventi di miglioramento della sicurezza stradale anche in altri attraversamenti pedonali, in particolare in quelli più pericolosi e utilizzati dai cittadini. E Francesca Navetta di Sant'Arcangelo di Romagna è la vincitrice del concorso fotografico legato al Carnevale di Fano. Lo ha stabilito la giuria, presieduta dal maestro Gianni Berengo Gardin, che ha premiato ieri sera i migliori scatti fotografici in un teatro della fortuna gremito di gente. Francesca si è aggiudicata un soggiorno per due persone ad Arles, in Francia. Il secondo premio è andato invece a Fabio Secchiaroli di Senigallia, che ha vinto una macchina fotografica, mentre il terzo premio, un prezioso pacco di libri fotografici, è stato vinto da Francesco Cristiano Zingale di San Donato Milanese. Gli amanti del bel canto invece attendono con ansia l'appuntamento di domani alle ore 17 al Teatro della Fortuna di Fano per un concerto omaggio a Rossini. L'evento, che è stato organizzato dalla Fondazione Teatro e dall'Orchestra Sinfonica Rossini, si inserisce all'interno dei festeggiamenti che stanno impegnando il territorio provinciale nella settimana in cui ricorrono contemporaneamente il bicentenario del Barbiere di Siviglia e il compleanno del grande compositore pesarese, nato il 29 febbraio 1792. Roberto Molinelli, direttore per l'innovazione dell'orchestra, ha accettato la sfida impegnativa di misurarsi con il Cigno di Pesaro. A dirigere la Rossini invece sarà Daniele Agiman. La compagnia dialettale Il Guitto si fa in quattro. Anche stamattina passeggiava, mi sono fermata a un certo punto, fumava una sigaretta, mi sono fermata, una voce mi dice: chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma chi era? La coscienza? No, mi era appoggiato sopra un citofono, no? Dopo la grande affluenza di pubblico ottenuta nelle prime due rappresentazioni andate in scena lunedì e martedì scorso con circa 1000 presenze, i componenti del gruppo hanno deciso di aggiungere una quarta data, oltre a quella già programmata per lunedì 22 febbraio. E così Il Guitto salirà sul palco anche martedì 23 febbraio, per continuare a tenere alta la propria tradizione dialettale. E adesso invece passiamo al calcio di Serie D. Domani allo stadio Mancini si gioca Alma Juventus Fano Jesina Calcio con inizio alle ore 14:30. Come sempre lunedì sera dopo il TG Occhio alla notizia delle 20:30 trasmetteremo la partita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani. E questa era l'ultima notizia per il nostro TG Flash. A voi tutti l'augurio di un buon fine settimana.